pomeriggio amici samovariani, lunedì 12 aprile 17:30, sempre puntuali, anche oggi in questo cielo un po' grigio, un po' grigiotto ragazzi, e ci accingiamo a collegarci con la nostra Angela da Firenze. Intanto buonasera a tutti i nostri amici che ci aiutano come sempre, scriveteci da dove venite ragazzi, per noi è molto importante, continuate a seguirci da tutta Italia, ciao da Vicenza. Mirella, ciao Rossana, riesco a salutare solo i primi e poi siete così tanti che vi accavallate. Oggi, come sapete, è l'ultimo appuntamento con il tour virtuale, pur live, da Firenze. Avevo sentito Igor prima, quindi saluto anche Igor. Quindi l'ultima puntata su Firenze, poi daremo appuntamento con Angela a chi si prenoterà per il tour di maggio, qualora si potesse fare. Sapete che c'è la garanzia di PCM, quindi qualora non si potesse poi svolgere, ovviamente rimborseremo e riprogrammeremo il tour dal vivo. Angela è già collegata, vi devo dire che abbiamo un po' stravolto l'itinerario, avete visto anche nei commenti, abbiamo dovuto cambiare l'itinerario per motivi un po' legati alle restrizioni del Covid e ahimè oggi c'è anche una bella pioggia che interversa su Firenze. L'ultima volta c'era molto vento, adesso c'è tanta pioggia, quindi ciò nonostante siamo lì con Angela e faremo del nostro meglio. Io purtroppo sono al coperto, mi dispiace per lei che un attimino sotto i portici che si sta un po' bagnando, però cercheremo di fare le cose a modino e ci scusiamo sin da ora nel caso in cui dovessimo, per motivi ovviamente meteorologici, dover interrompere prima la diretta e quindi non stare per tutta l'ora insieme. Do il benvenuto subito ad Angela, eccola che arriva. Buon pomeriggio Angela! Samovariani collegati da casa, vi saluto da una bagnatissima Firenze. Eccola! Ho piovuto ininterrottamente, ma abbiamo scelto il posto giusto, il posto migliore per poter fare una diretta oggi pomeriggio. Riesci ad avvicinarti? Riesci ad avvicinarti? Sì, certo, ecco, così certo. Si sente meglio. Piazza Santissima Annunziata, che è porticata su tre lati. Quindi ecco, è l'unico luogo, dal momento che Firenze non ha molto la tradizione dei portici, ebbene questo è l'unico luogo invece proprio che offre una grande abbondanza di spazi porticati e quindi in caso di pioggia è il posto dove rifugiarsi per le visite guidate. Benissimo. Allora voglio presentarvi un po' questa piazza che prende questo nome da questa chiesa. Ecco questa chiesa che vedete dove vi sto indicando, no? Come vedete è una piazza dalla grande uniformità stilistica, vedete? Proprio nel corso del tempo si è voluto dare, no? Questo aspetto così omogeneo con questi portici, proprio per conferire alla piazza, diciamo, l'aspetto di una grande quinta, di un grande fondale architettonico. Poi vedrete che c'è un monumento, no, a cui il fondale architettonico serviva particolarmente e anzi ve lo anticipo, è la statua del Granduca Ferdinando I a cavallo, che risulta così incorniciato dai portici. Benissimo, ma in origine, torniamo adesso, no, viaggiamo un pochino nel tempo e viaggiamo con la mente fino ad arrivare al 1200. Bene, nel 1200 questa zona non era una piazza, si chiamava Cafaggio. Ora, nell'italiano arcaico, Cafaggio, non soltanto a Firenze, ma credo in tutta la Toscana e anche in altre zone, quando si trova la denominazione Cafaggio, Cafaggiolo, vuol dire pascolo, zona di vita pascolo. Quindi veramente potete immaginare che qui, come si suol dire, era tutta campagna. Era una zona proprio appena al di fuori dalla prima cinta di mura medievali, la prima, o meglio la seconda, sono state tante, e della fine del 1100. Quindi voi pensate, ancora nel 1200 non era stata costruita l'ultima cinta di mura, che sarà di fine 200, quindi questa era una zona proprio di confine con il contado, voi immaginate, è veramente molto vicina alla campagna. Bene, che cosa succede? Questo è un fatto che si lega un po' anche a, diciamo, no, sì, alla storia, ma anche un po' alla leggenda. Succede che nel 1233 sette giovani fiorentini hanno una visione, hanno tutti e sette la visione della Madonna che piange per le discordie interne della città.
e decidono questi sette giovani di costituire una compagnia, un ordine religioso, quello dei servi dell'Annunciata, dei servi di Maria, scusate, poi verrà chiamata l'Annunciata, servi di Maria, che più tardi verranno chiamati i Serviti. È un ordine religioso, un ordine mendicante che esiste tuttora, voi pensate. Ebbene, occupano una chiesina che stava in questo punto, che si chiamava Santa Maria di Cafaggio, appunto, e nel 1250 riescono anche a farsi dare il permesso dalle autorità statali per ingrandirla. Ebbene, la prima pietra di questo ampliamento, di questa chiesa, viene posata nel 25 marzo del 1250, il giorno cioè dell'Annunciazione, per cui sarà la chiesa dedicata a Santa Maria Annunziata, e quindi è la chiesa della Santissima Annunziata. Ora vi voglio parlare di un aspetto che appunto è legato più che altro alla devozione fiorentina, quindi più che alla storia o alla storia dell'arte. Secondo la tradizione, questi frati di questo ordine, appunto dei Serviti, danno a un pittore, Bartolomeo, il compito di fare l'affresco, cioè veramente questo affresco di cui sto parlando. Fare un affresco che rappresenti ovviamente l'Annunciazione, perché la chiesa è dedicata all'Annunziata, appunto. Bene, questo pittore, Bartolomeo, si mette all'opera, ma non riesce a dipingere il volto della Vergine, perché è un compito troppo importante. È un soggetto praticamente troppo prestigioso per la sua abilità, quindi cade addormentato, sfinito, spossato. Quando si risveglia, il volto della Vergine è stato già dipinto, e secondo la tradizione popolare è stato dipinto da un angelo. E questa devozione, diciamo, questo dipinto diventa oggetto di una forma di devozione che dura tuttora. Quindi moltissime persone a Firenze sono legate particolarmente a questa chiesa, anche per questa tradizione che riguarda questo affresco. Che cosa succede? Succede che questo dipinto, questa immagine diventa talmente oggetto di devozione, allora parliamo del 1200 ovviamente, quindi allora fede e superstizione un pochino, no? Si mescolavano, che questa in breve tempo diventa una piazza, perché dovrà ospitare pellegrini, dovrà ospitare fedeli. Quindi insomma diventa veramente la basilica di culto mariano più importante. Tant'è che, vi dico, è una chiesa spettacolare. Voi pensate che si è stata arricchita tantissimo nel corso del tempo? I Medici stessi donarono lampade votive a questa cappella che racchiude appunto l'affresco della Madonna. E vi voglio anche raccontare, già che siamo qui, ma poi passeremo ovviamente a un altro edificio, un aspetto simpatico, sempre relativo alla tradizione appunto legata a questa chiesa, all'importanza di questo santuario mariano. Che cosa succedeva? Praticamente questa piazza, proprio grazie alla presenza di questa chiesa, con questa immagine miracolosa all'interno, diventa anche sede di importanti fiere, fiere che richiamavano tutti i contadini della Campania circostante. E queste fiere, in particolar modo, ce n'erano due. Una il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione, un'altra l'8 settembre, giorno della Natività di Maria. E arrivavano i contadini, praticamente i contadini, raccontando, si mettevano poveretti in viaggio la sera prima, sia per poter venire in pellegrinaggio, sia anche per poter poi scambiare i loro prodotti, no? In queste importanti fiere. E si mettevano in viaggio portandosi appresso una lanterna di carta legata a un bastone, probabilmente lanterna che serviva praticamente a proteggere il lumicino. Arrivavano anche, potete immaginare, sul far dell'alba le contadinotte, no? Dalla campagna, queste ragazzotte insomma un po' prosperose. E i giovani fiorentini, i giovani cittadini, erano soliti, scusate, prenderle in giro, chiamando queste contadinotte le fierucolone, le contadinotte che vanno alla fiera, che arrivavano appunto con questa lanternina. Nel corso dei secoli, questo è un aspetto molto buffo, ma vale la pena raccontarlo, nel corso dei secoli questa parola fierucolona è passata ad indicare le lanterne che queste contadine portavano, e poi nel corso del tempo questa parola fierucolona si è praticamente storpiata in rificolona. E ancora oggi a Firenze, per dire lanterna, si dice rificolona.
E la sera del 7 settembre c'è appunto la veglia che è celebrata per la Natività della Vergine. Ebbene, tutti i bambini di Firenze vengono accompagnati dai genitori con il loro ripicolone, con lanterne colorate di vario genere. Quindi, insomma, questa antica tradizione è diventata poi una festa molto importante. Quindi la firecolona è una lanterna, abbiamo imparato un'altra cosa. Rificolona, è storia della parola firucolona, la rificolona. A Firenze è difficile che qualcuno dica lanterna. Benissimo, guarda, devo ora, dirti... E se vedete anche... Dimmi, Maurizio. Devo dirti che mi è rimasto impresso anche dall'ultima puntata... L'ultimo live, quando dicesti della ballotta, della castagna, del ballottaggio. Ecco, quello è un termine poi che è passato nel linguaggio, invece, nella lingua italiana. Rificolona invece è un termine proprio vernacolare fiorentino, ma insomma a Firenze, ecco, non c'è chi non sappia il significato della parola rificolona. La festa della rificolona è molto bella, arrivano bambini e occupano questa piazza con tutte le lanterne colorate, insomma ecco, è una tradizione che nel corso del tempo si è molto molto arricchita. Diciamo che hai fatto scoprire a Salonicco, c'è qualcuno che ci segue dalla Grecia, che la rificolona è una lanterna. Basta guardare su internet e vedrete delle immagini molto belle di queste lanterne coloratissime, di questa piazza che diventa veramente una grandissima luminaria. Quindi sono quelle tipiche nostre festività in cui la devozione si mescola un po' alla tradizione, ma insomma è bello che si mantengano. Benissimo, cari. Allora, adesso noi andremo a guardare più da vicino la chiesa della Santissima Annunziata, perché qui in questa piazza cercheremo di approfittare al massimo degli spazi. Ma da qui io vi voglio far vedere però, perché è chiaro che cercheremo di evitare gli spostamenti superflui per le condizioni meteorologiche. Da qui voglio farvi vedere l'edificio antistante, l'edificio che c'è davanti, che guarda, è artisticamente. Tu magari inizi la nuova spiegazione, volevo dirti che c'è Maria Grazia che ci dice che hai raccontato una storia, la leggenda della visione dei sette ragazzi, che non si trova di solito nei libri di storia dell'arte, a dimostrazione della tua grande preparazione di guida, quindi complimenti. Io la ringrazio tantissimo, in realtà è più un fatto legato alla devozione, io la ringrazio tantissimo, però certo, devozione ed arte poi sono mescolate insieme, è chiaro che tante opere d'arte, tanti capolavori sono stati il riflesso della devozione, questo sì, del sentimento religioso, quindi poi è assolutamente vero, quindi grazie. Assolutamente. Allora, vi voglio far vedere l'edificio che sta davanti a noi proprio per evitare di spostarci troppo, perché l'edificio che è davanti a noi è il più importante dal punto di vista storico e artistico di questa piazza ed è il famosissimo, almeno per chi studia storia dell'arte non può non averlo studiato, il famosissimo Ospedale degli Innocenti. Allora, oggi noi diciamo ospedale, ma quando venne costruito nel 400 si sarebbe detto spedale, senza la O. Spedale. Spedale degli Innocenti. Allora, che cos'è questo edificio? Storicamente questo edificio, possiamo dire con buon margine di certezza, che sia il primo orfanotrofio d'Europa. Va bene, ma se diciamo d'Europa possiamo anche dire il primo orfanotrofio almeno della nostra civiltà occidentale. Allora, vi dico brevemente, poi i dettagli ve li dirò dal portico della chiesa. Praticamente che cosa succede? Succede che nel 1419 c'è un mercante pratese, Francesco Datini, molto ricco, che decide di lasciare una grossa somma di denaro nel testamento per la costruzione di un ospedale, come lui scrive proprio nel testamento, per i gittatelli. Ora, chi erano i gittatelli? Erano i bambini abbandonati, erano i trovatelli praticamente. I gittatelli. Che venivano lasciati, i gittatelli, coloro che venivano, i bambini che venivano gettati via. Purtroppo. Quindi c'è questa volontà, era stato orfano Francesco Datini da giovane, quindi insomma probabilmente conosceva, no, le difficoltà, i drammi di tanti bambini abbandonati, e decide di lasciare quindi questa somma di denaro.
Bene, di questa che dovrà essere costruita a Firenze, questo ospedale, lui specifica. Allora, che succede? Che l'Arte della Seta, la corporazione degli imprenditori della seta e tutti i lavoratori prendono in carico questa somma per costruire questo nuovo ospedale, e la commissione per costruirla viene data al grandissimo Filippo Brunelleschi. Siamo nel 1419 e questo è il primo edificio in stile rinascimentale, cioè il rinascimento in architettura inizia con questo edificio che voi vedete, perché ancora Filippo Brunelleschi era giovanissimo, non aveva ancora, o aveva appena vinto la commissione per la cupola di Santa Maria del Fiore, ma ci si dedicherà dopo, noi sappiamo. Quindi Filippo Brunelleschi inizia così la sua carriera di architetto. Bene, forse i dettagli però ve li dirò dopo, perché effettivamente vale la pena un pochino. Però vi voglio dire l'aspetto, ecco, un'altra cosa importante a livello storico, ci fa capire anche questo, quanto fosse civilizzata la Firenze di inizio 400. Il Rinascimento era appena iniziato, ma nella società si avvertiva il bisogno non soltanto di fare cose belle, ma di fare anche costruzioni che avessero un'importanza, un grande valore sociale. C'era proprio la preoccupazione del bene comune, che veniva espressa da committenti ed artisti. E questo chiaramente è un edificio che proprio esemplifica bene questa tendenza, no? Di preoccuparsi per edifici che abbiano anche un'utilità sociale. Ma a questo punto, allora, noi saltelliamo un po' da un argomento all'altro, noi ci rifugiamo sotto il portico della chiesa, perché voglio farvi vedere, se è possibile, vogliamo farvi vedere un piccolo pezzetto dell'interno, va bene? Allora, adesso ci spostiamo. Fate attenzione senza bagnarvi troppo, ragazzi. Questo, insomma, faremo, faremo del possibile, però, insomma, quantomeno ora sta piovendo normalmente. Lorella ci dice, che i sette ragazzi sono in realtà i fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria, festeggiati il 17 febbraio. Aspetta. O serviti, serviti nel senso di servitori, proprio così, e si chiamano tuttora così, i serviti. Quindi è molto è un ordine che nasce a Firenze, ma ha poi chiese in tutto il mondo, quindi è veramente, insomma, molto interessante questo aspetto. Una cosa, allora, come potete vedere, passiamo da un portico ad un altro, questo è un aspetto, no? importante. Allora, quando Filippo Brunelleschi costruisce questo edificio con il portico, nel corso del tempo si sentirà pian piano l'esigenza di uniformare la piazza, no? Con altri portici. Quindi adesso vi faccio vedere il portico dove eravamo prima. Ecco, guardate, praticamente al lato antistante viene costruito un altro portico, vedete? Questo un secolo dopo. Allora, Filippo Brunelleschi ha costruito il portico degli Innocenti nel 1419. Questo verrà invece da quest'altra parte, verrà costruito ad inizio 500, e vedete che ci sono quei tondi, spero che si vedano, con la S, non so se si vedono da qui. No, non si vedono tanto, no, non si vedono. Quei tondi hanno recano praticamente un'immagine di una S, una grande S, che il regista si sta avvicinando. Infatti ve la volevo far vedere anche in risposta a quello che l'ascoltatrice ha notato prima, c'è quella S riportata. Sì, adesso sì, adesso sì. Grazie Davide. Guadagna un po' la camera, perché altrimenti non ti sentiamo, Angela. Sì, 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 certo. Avvicinato. Bene, e per dirvi che su quel lato che vi ho fatto vedere ora c'erano vari edifici appartenenti a questo ordine religioso, e quindi ad inizio 500 si decide di porticare anche, no? Di costruire un portico anche su quest'altro lato. Perché? Perché effettivamente il portico è un po', ha un po' la funzione di cerniera, no? Tra il pieno dell'architettura e il vuoto della piazza. Quindi si cerca pian pianino di così, di rendere il tutto omogeneo. Un'altra cosa importante che volevo dirvi è che Filippo Brunelleschi, quando fa il portico, di cui vi spiegherò un pochino meglio poi gli aspetti innovativi nell'architettura,
ha sicuramente presente praticamente gli spazi porticati di Roma, del foro romano, degli antichi romani, perché lui era stato a Roma a studiare. Filippo Brunelleschi è l'architetto che crea il Rinascimento, chiaramente in architettura nel suo ambito. Era stato insieme a Donatello, il suo grande amico scultore, che è colui che crea il Rinascimento in scultura, insieme erano stati a Roma. E sicuramente quindi Brunelleschi aveva presente questi spazi porticati che rimanevano dalle grandi rovine romane. Quindi appunto esegue, no? Dà vita a questa bella scrittura porticata. Bene, ma come potete vedere, Angela, noi siamo sotto un altro. Dimmi, Maurizio. Ci sono un paio di samovariani che ci dicono, ci spieghi meglio a cosa e cosa significa quella S riportata che abbiamo visto. Sì, prima. Certo, certamente, con piacere. Quella S che abbiamo visto prima, e adesso guardate, ve la rinquadriamo, io mi tengo vicino perché purtroppo il rumore della pioggia, quella S è l'iniziale dell'ordine dei Serviti o Servi di Maria. Quest'ordine religioso, esattamente, hanno proprio come stemma, potremmo dire, come emblema, questa S con una sorta di motivo vegetale attorcigliato. Quindi sono loro che hanno deciso di costruire il portico su quest'altro lato, chiaramente. Se dovessimo proprio dirlo nell'epoca moderna, potremmo dire è il loro brand, è il loro marchio. È il loro brand, potremmo dire così, perché no? Certo. E bene, altra cosa che vi volevo dire è, come vedete, noi siamo sotto un altro portico, sotto un terzo portico, perché al momento in cui sui due lati antistanti erano stati fatti dei portici, a inizi 600 si decide anche di chiudere questo lato con un altro portico, che è quello che fa fare la piazza. Quindi tutta la piazza si uniforma con queste strutture, quindi è molto bello proprio perché c'era questa attenzione, no? All'uniformità, all'armonia architettonica, all'uniformità stilistica. E ad occuparsi della costruzione di questo portico sarà la famiglia Pucci, spero che mi sentiate perché ora la famiglia Pucci, il cui emblema ve lo voglio far vedere, è questo qua, è una testa di moro che si ritrova sui palazzi, si ritrova, poi ve la inquadreremo, spero che sia possibile. Ecco qua, la testa di Moro. Bene, questa famiglia Pucci, famiglia importante, chiaramente, esistente fin dal Rinascimento, è la famiglia il cui ultimo capo stipite è stato lo stilista Emilio Pucci negli anni 60-70, che creò una casa di moda caratterizzata da abiti colorati, insomma, che è di grande successo. Quindi insomma, famiglia importantissima che ha avuto, come dire, dei discendenti illustri fino a pochi anni fa, potremmo dire. Bene, allora, a questo punto vorremmo entrare un momentino nello spazio, non possiamo entrare nella chiesa, che è pure spettacolare, quindi invito gli amici samovariani a venirla a vedere perché è proprio, è veramente, come dire, ricchissima di opere d'arte, di oro. Ma entriamo nell'atrio, nel piccolo atrio, ci proviamo, perché voglio farvi vedere i bellissimi affreschi che decorano quest'atrio. Sono affreschi realizzati da importantissimi artisti fiorentini, ma di importanza poi nazionale, e cioè Andrea del Sarto, importante pittore di inizi 500, e i suoi allievi, contorno rosso fiorentino, quindi insomma sono veramente opere importantissime. E nell'insieme non potremo soffermarci, anzi io cercherò di non parlare tanto, per ovvie ragioni di rispetto, insomma, dello spazio, ma ce li vogliamo sapere. Però vediamoli. In silenzio. Vediamoli perché mi vale assolutamente la pena. Guardate. Noi siamo tutti in suspense adesso. Questo, eccoci. Allora, questo che scrivono mi sentono, mi voce in basso, ma se è necessario faccio. Allora, da questa parte, bellissimi affreschi con le storie di Maria. Guardate la
Natività di Maria di Andrea del Sarto. Guardate che meraviglia, guardate, è all'interno di un'ambientazione domestica in cui addirittura Andrea del Sarto ha dipinto le pantofole di Anna, la madre di Maria. E poi guardate là, e questa ve le faccio vedere in ordine un po' sparso, questa invece è l'adorazione dei magi, sempre di Andrea del Sarto, e quindi Gesù è già nato. Ecco, su questo lato, quindi ci vedete guardare. E questa invece, guardate, è bellissima, questa è la Visitazione, quando Elisabetta va, cugina di Maria, madre di Giovanni Battista, va a trovare Maria, e le due cugine quindi si incontrano e si abbracciano, perché entrambe appunto di lì a poco partoriranno il loro figlio. Guardate, questo è Pontormo, altro artista, allora di Andrea del Sarto, importantissimo. E guardate invece, questo è lo sposalizio di Maria, del Franciabiglio, altro importante pittore. Guardate tutto all'interno di queste architetture così veramente sontuose, bellissime. E questa, guardate, invece è l'Assunzione al cielo della Vergine. Questa è fatta da un pittore che piace moltissimo, il Rosso Fiorentino. Rosso Fiorentino un po' bizzarro, vedete che scena concitata, guardate, tutti gli apostoli sono riuniti in cerchio, la guardano, e addirittura il manto di uno esce fuori dall'incorniciatura dell'affresco. Sono artisti di inizio Cinquecento, quando chiaramente si comincia anche a dare un po' più spazio all'estro, alla fantasia degli artisti. Vorrei velocemente farvi vedere l'altro lato, l'altro lato, guardate anche che bello il soffitto di questo, il soffitto settecentesco. Angela, cerca, prova a metterti più vicino a Davide, in modo tale che magari riusciamo anche a sentire questo commento. E vedo che purtroppo il segnale stia andando un po' via, quindi ve ne faccio vedere qualche altra velocemente, ma qui abbiamo un annato di... Questo è il primo cronologicamente degli affreschi che viene fatto, questo è di fine 400, metà 400, questo è Alessio Baldovinetti. E poi abbiamo qui le storie, quindi insomma, qui mi soffermo di meno, di San Filippo Benizzi, che è uno, è il primo santo dell'ordine dei Serviti, e quindi qui abbiamo la vocazione di San Filippo, qui c'è San Filippo che rintrovera, insomma, un bestemmiatore, purtroppo, insomma, ecco. E poi ve lo faccio vedere un'altra, ecco, vi faccio, chiudiamo, San Filippo che guarisce, guardate questo è interessante, San Filippo che guarisce un'indemoniata, una donna che era posseduta, insomma, dal demonio, e qui abbiamo la morte di San Filippo, eccoci. Questo non è San Filippo il primo, un altro San Filippo, perché come dicevo, il santo dei... Sembra di essere all'interno di un museo, praticamente. Sì, infatti mi faceva particolarmente piacere farvelo vedere, proprio perché, insomma, a Firenze anche spazi inaspettati poi invece rivelano dei tesori. Questa è proprio chiamata la Galleria dei Manieristi, questi pittori di inizio Cinquecento che rappresentano già l'inizio di un nuovo stile, ecco, non è già più il Rinascimento. Bene, a questo punto ci troviamo qua, e volevo dirvi, come vi dicevo, no? Cercando di ottimizzare gli spostamenti, qualcosa in più invece sulla facciata dell'ospedale degli Innocenti. Volevo farti una domanda, Angela. Prego. I manieristi vengono da una scuola di qualche grande artista, o è una tecnica, sono degli artisti che nascono spontanei, mettiamo così? Allora, è una cosa piuttosto complessa, grazie per la domanda Maurizio. Allora, i manieristi, per esempio, è un termine che si applica a questi pittori e quelli che ho fatto vedere, Andrea del Sarto, Pontormo, Franciabigio, Rosso Fiorentino, sono i più famosi, proprio inizia, possiamo dire che è uno dei luoghi di nascita del manierismo. Sono degli artisti di inizio Cinquecento che vengono chiamati così
perché cercano di ispirarsi alla maniera, che vuol dire allo stile, okay? Si ispirano allo stile di Michelangelo, Raffaello e Leonardo, i tre grandissimi artisti del Rinascimento, ma con loro già inizia una nuova fase, aggiungendo però alla maniera anche un tocco di licenza personale, va bene? Di estro personale, di fantasia. Avete visto il manto di uno degli apostoli che usciva fuori dall'incorniciatura, come abbiamo detto prima? Quella è una, o comunque scene più agitate, no? In cui c'è spazio anche per sì, l'ispirazione personale, per l'estro, per la bizzarria, qualche modo. Bene, quindi è uno stile particolare, proprio in bilico tra la regola e la licenza, come si diceva. Però manierista deriva da maniera, stile. Bene, grazie. Quindi, sono grato, grazie a te. Quindi sì, avviene spontaneamente, ma perché c'era stata la verità dei tre grandi big del Rinascimento, che era un, insomma, no? Troppo importante, insomma, dal punto di vista artistico. Oh, allora torniamo invece a un secolo prima dei manieristi, torniamo all'Ospedale degli Innocenti, come vi dicevo, grandissima, la prima opera architettonica di Brunelleschi. E allora guardate, praticamente la novità di questo edificio consiste nel fatto che è tutta organizzata in base alla ripetizione di una misura modulare. Questa misura modulare è 5 metri e 84 centimetri, che equivale alle 10 braccia fiorentine. A quel tempo il braccio era una misura, un'unità di misura. Allora, innanzitutto vedete che l'edificio si sviluppa più in orizzontale che non in verticale. E vedete, un primo livello è la scalinata, un secondo livello è la successione di arcate, terzo livello è il piano superiore. Bene. Allora, guardate, da una colonna all'altra ci sono queste 10 braccia fiorentine, e questa stessa misura si ripete, praticamente è la distanza che va dalla colonna al muro di fondo, ma la stessa misura è anche l'altezza totale della colonna, quindi è come se ci fosse una successione di cubi. L'altezza delle finestre è esattamente la metà di questa misura. E come potete vedere, a ogni arco corrisponde, ora ci sono, c'è un po' di traffico di cui dobbiamo tenere conto, a ogni arco corrisponde una finestra. Quindi che cosa ci vuol dire? Che ogni aspetto dell'architettura è dominato dalla razionalità dell'uomo. E questa è la novità dell'Innocenti. L'uomo sottopone alla sua ragione, al suo calcolo, va bene, alla sua razionalità, tutta la realtà che lo circonda. È il famoso antropocentrismo dell'Innocenti. E questa costruzione ce lo rivela in pieno. Guardate anche che belli, ecco, forse ora lo potete vedere, li possiamo vedere meglio, questi tondi, è Filippo Brunelleschi il primo a creare i tondi tra un'arcata e l'altra, questi tondi di terracotta invetriata che rappresentano dei bambini in fasce, perché questo era l'ospedale dei Trovatelli, quindi questi erano i famosi Gittatelli, e Andrea della Robbia, grandissimo artista, che faceva queste terracotte invetriate insieme allo zio, è proprio una, come dire, una bottega proprio fertilissima, si può dire, del 400, crea proprio questi tondi per metterli per porli sopra le accate. Ma a questo punto noi vorremmo salire sulla scalinata del personale di perché è bello anche, ecco, al di là dell'aspetto esterno. La cosa particolare, sai qual è? È che molte volte ci si ritrova a passeggiare per le città, magari anche tanti fiorentini saranno passati sotto questi archi senza conoscere veramente poi dove siamo, cosa stiamo calpestando. Sì. Quindi, cosa, ecco, esatto, l'importanza. Questo è un edificio bello, vedete, semplice, sobrio, eppure c'è un tale studio, no, tanta sapienza, imperizia, che vale la pena, insomma.
Questa come, ah, è interessante, guardate, vi faccio vedere la misura modulare che Brunelleschi utilizza, vedete, è utilizzata anche sul pavimento, proprio per segnalare questa scansione perfetta che lui, che definisce ogni elemento dello spazio. Bene, ma dal momento che questa era l'istituzione che si occupava dei bambini abbandonati, vi faccio vedere un aspetto molto interessante, anche se un po' strappacuore, se vogliamo. Allora, attraverso questa finestrella i bambini venivano dati dalle madri che li dovevano lasciare, non c'era la grata, quindi c'era una ruota di legno su cui i bambini venivano depositati, non c'era nemmeno questo, ecco, ora non ci possiamo andare, non ci possiamo praticamente attaccare, guardate, c'è una recinzione, ma praticamente le madri depositavano il bambino qui. C'era una ruota che appunto consentiva al neonato di passare all'interno, la madre avrebbe suonato una campanella che era al lato e quindi all'interno si sarebbero accorti che era in arrivo un nuovo, purtroppo, un nuovo bambino. Un nuovo trovatello. Ecco, segreto, ecco. Rifugio, un nuovo trovatello. E guardate l'iscrizione che giustamente Davide sta riprendendo. Questa fu per 4 secoli, fino al 1875, voi pensate, la ruota degli innocenti, segreto rifugio di miserie e di colpe. Certo, colpe, purtroppo oggigiorno giudicheremmo con un'altra mentalità, no? Ma a quel tempo certo c'erano anche o famiglie poverissime o ragazze madri, per le quali, no, un figlio fuori dal matrimonio sarebbe stata una vergogna incancellabile. Questa ruota, diciamo, esisteva a partire dal 600 e nel 400 era esattamente all'estremità opposta, ma insomma ora non c'è di questo lungo porticato. Vi dico che dai documenti, ecco, questo è un aspetto interessantissimo di cui vi voglio parlare, all'interno, non vi ho detto questa cosa importantissima, questo edificio continua ad essere un'importantissima istituzione per la cura dell'infanzia, quindi voi pensate, al di là dell'importanza artistica e architettonica, non ha mai smesso di essere un edificio deputato a questa funzione. Oggi è sede di 2 asili nido, una scuola materna, una casa famiglia e svariati uffici dell'UNICEF. E svariati centri di ricerca dell'UNICEF che studiano proprio problematiche relative all'infanzia, soprattutto all'infanzia, diciamo, negata. C'è anche un bellissimo museo, questo lo dico agli amici di Somovariani che magari non hanno avuto modo di visitarlo, al piano superiore, tra piano 3 e piano superiore c'è un bellissimo museo in cui si trovano tutte le opere d'arte che sono state donate nel corso del tempo, e praticamente c'è una sala in cui ci sono tutti i cassettini, ognuno dei quali è contrassegnato dal nome di un trovatello, quindi, e praticamente sono cassettini che se si aprono conservano i pochi cimeli, pezzetti di indumenti, collanine, laccetti, perché le madri spesso li lasciavano, facevano questi bambini con un piccolo segnale di riconoscimento, in modo tale che un domani magari avrebbero potuto recuperarli. Per di più erano delle medagliette spezzate, no? Che si sarebbero potute un domani ricongiungere con la metà della medaglia loro. E quindi ci sono questi cassetti con tante di queste medagliette che purtroppo fanno pensare a ricongiungimenti che non sono avvenuti. Sappiamo anche dai documenti d'archivio che la prima bambina si chiamava Agata. Venne chiamata Agata perché venne lasciata al giorno di Sant'Agata, quindi questi bambini veniva dato il nome del santo che ricorreva quel giorno. L'ultimo bambino nell'Ottocento si chiamò Ultimo. Ovviamente. Quindi in questo caso hai risposto anche ad una curiosità di un nostro samovariano che dice: fino a quando è rimasta in uso la ruota? Fino all'Ottocento. 1875, 1800, 4 secoli. Ha funzionato per 4 secoli. Piccolo dettaglio che volevo far vedere, purtroppo questa lunetta affrescata non si può far vedere tanto. Ma vedete, sopra la ruota c'è il busto di un granduca di Toscana che è Francesco I, il secondo granduca, figlio di, si chiamava Francesco I, ma era il secondo granduca, figlio di Cosimo, del famoso Cosimo
dei medici ovviamente, dall'altra parte diametralmente opposta c'è invece il busto del fratello Ferdinando. Nel mezzo, ora vi faccio vedere, visto che si serve, prendersi un po' conto delle decorazioni, no? Di come c'è un'altra bella volta, ecco, in questa casa, decorata da un pittore. Ora era giusto per farvi vedere Bernardino Poccetti, ecco, e invece questa è celebrativa, guardate, insomma, comunque bravo Poccetti, era un bravissimo pittore che viveva presso l'ospedale degli Innocenti, decise di venire a vivere qui in cambio di degli affreschi, lui faceva gli affreschi, è praticamente un istituto ospedale, no? E questa invece è la volta e la vivere, esattamente, no? Fecero questo scambio. E praticamente questa invece è la volta dedicata a Cosimo, quindi c'è Cosimo nel mezzo e i figli ai lati. Benissimo, e a questo punto ci... Approfitto per farti altra domanda, perché sì, come sai sì, i samovariani sono molto attenti anche ai particolari. Qualcuno, c'è Daniela che ci dice... A chi è dedicato il monumento equestre che è al centro della piazza? C'è... Ah, certo Daniela, ora la andiamo a vedere. Ma assolutamente, questo era uno dei pezzi forti. Allora, ve lo facciamo vedere subito. Questa bella statua equestre, che peraltro, diciamo, ha, no, come dire, si inserisce nel filone delle famose statue equestre nella storia dell'arte. Che filone che parte con la statua di Marco Aurelio sul Campidoglio, no? La prima è romana e poi le altre continuano nel Rinascimento. Ebbene, questo signore, forse ci dobbiamo spostare, non so se ve lo diciamo per vedere bene, è il Granduca Ferdinando, quindi il secondo figlio di Cosimo. Granduca Ferdinando, bravo Granduca, diciamo, il quale chiaramente volle emulare un po' la statua più famosa del padre, quella di Cosimo che sta a Piazza della Signoria. Ricordate, nel Piazza della Signoria purtroppo non siamo riusciti a spiegarla appieno, ma certo la statua equestre di Cosimo che sta a Piazza della Signoria è famosissima. E Ferdinando, il terzo granduca, lui succede al fratello Francesco. Ferdinando praticamente fa, in realtà se la fa emigrare, poi se ne occuperà soprattutto il figlio, il nipote, utilizzando il bronzo, voi pensate, dal tratto dai cannoni delle galee turche che a quel tempo infestavano il Mediterraneo. Ci fu un'importante vittoria navale in cui l'ordine militare di Santo Stefano, che era un ordine militare proprio che era stato fondato da Cosimo, il padre di Ferdinando, per combattere i pirati, perché a quel tempo i pirati erano una minaccia reale nel Mediterraneo, e c'è questa importante battaglia navale, come nei cannoni ci fanno, con il bronzo dei cannoni ci fanno la statua di Ferdinando. Le hanno usato bene allora quel bronzo. Ce l'hanno usato bene. Sul retro, ora vi faccio vedere questa cosa, e qui gli amici di Firenze forse conosceranno, sul retro c'è questa sonnina, importante iscrizione, Maiestate Tantum, che vuol dire lui è tanto grande in virtù della sua maestà, va bene? E nel centro, guardate, c'è questo emblema con un'ape al centro, l'ape regina, contornata di circoli concentrici di api, tutte spalzate tra loro. Ora, secondo, no, una tradizione popolare, non si riesce a sapere quante sono queste api, perché c'è la tradizione di cercare di contarle senza contrassegnarle, però, e ancora non si sa quante sono, praticamente. Ora vediamo se c'è qualche samovariano da Firenze che azzarda, c'è qualche vediamo, proposta. Azzardiamo un numero. Io dovrei vediamo un po', quantomeno di avvicinarsi, vediamo un po', proviamo. Saranno un centinaio. Maurizio, bravo comunque, sì. Più o meno ci sono, a quanto pare, 91.
però insomma c'è proprio la consuetudine di cercare di contarle, ma è chiaro che è difficile perché l'occhio poi si perde, no? Senza, Certo, certo. se non se ne contrassegna alcuna. E poi, ecco, riavvicinandoci verso i portici, vogliamo far vedere queste altre sculture, sono fontane, l'esecutore, ecco, non vi ho detto questa cosa importante, della bella statua di Ferdinando a cavallo è Gian Bologna, che è quello che fa anche, adesso lo facciamo vedere da qua magari, che vi dà un po' l'idea, no? Di questa statua contornata da questi portici, quindi insomma una bella collocazione. Bene, è Gian Bologna, come vi dicevo, che fa anche la statua di equestre di Cosimo a cavallo. Gian Bologna insieme al suo allievo Pietro Tacca, quindi siamo agli inizi del 300, stiamo quasi sconfinando nell'età barocca. Pietro Tacca farà poi queste fontane, ce ne sono due, vedete, messe così ai due lati opposti della piazza, e sono fontane qui veramente in cui un po' il gusto barocco trionfa. Guardate, sono mostri marini che si danno la schiena per contrapposti, che praticamente riversano l'acqua su delle valve di conchiglia che però terminano con delle specie di bocche. E guardate queste strane, potremmo dire ghirlande fatte però da granchi, conchiglie, molluschi. Insomma, ve lo volevo far vedere per dirvi che nella tradizione fiorentina queste fontane si chiamano fontane del cacciucco, in onore alla zuppa livornese. Queste fontane dovevano essere messe in realtà nella a Livorno, vicino, devono far parte del monumento dei quattro mori, monumento dedicato a Ferdinando, il gravitato tiranno, che si adoperò molto a sviluppare Livorno, no? Livorno nasce come piccolo porto, ma poi sarà proprio Ferdinando a conferirgli lo status di città, porto franco, e poi città, quindi darà un notevole impulso. Quindi viene un po' considerato Ferdinando il fondatore della città. Dopodiché i fiorentini piacquero molto, quindi i fiorentini vollero che si fossero messe qui a Firenze, per quanto, sebbene a Firenze non ci siano ambientazioni marine. Benissimo, poi Bene, allora bene, questo bene. bene, ritorniamo sotto al portico, sono Sì, ben torniamo sotto al contenta di portico così poi iniziamo anche a qualcuno. salutare, visto che vorrevo prendermi un po' di tempo in più per farti i saluti, per ringraziarti per anche questa meravigliosa escursione che siamo riusciti a fare. Grazie a Davide, il cameraman che ti ha ripreso e nonostante ecco, il tempo sia stato poco clemente, ci ha aiutato poco, veramente abbiamo dato una pillola di una grande, delle grandi notizie anche a tutti i nostri samovariani che ci seguivano. Molte domande, tanti apprezzamenti da parte tua. Ovviamente poi avrai modo quando rivedrai la registrazione, perché ricordiamo che tutti i nostri live sono registrati e restano nella sezione eventi della nostra pagina Facebook e del nostro canale YouTube, quindi potete vederli quando volete. Noi invitiamo ancora i nostri amici samovariani, qualora volessero partecipare al tour che teniamo a fine maggio su Firenze con Angela che ci accompagnerà dal vivo, e abbiamo fatto passare nei commenti l'indirizzo della pagina dove potete vedere. E quindi veramente Angela, hai avuto veramente tantissimi, tanti, tanti complimenti da Grazie, parte di tutti i nostri amici samovariani. Mar. Grazie, Mar. Sempre un piacere, quindi ringrazio tantissimo te e gli amici. Insomma, Maria, è stato un piacere stare insieme, nonostante tutto sembrasse congiurare contro questa visita. E invece poi spesso accade che le cose vadano molto meglio del previsto, quindi E sono infatti, molto infatti, contenta. diciamo che è andata molto Bene, bene. meglio quel poco di pioggia, magari ha dato meno fastidio del vento dell'altra volta che si sentiva peggio. Certo, hai ragione, vedi? Ebbene, Quindi, insomma, c'è quindi allora sempre noi un po' di positività. invitiamo i nostri amici samovariani, anche vi lasciamo un indirizzo sotto, qualora vogliate lasciare una recensione sulla nostra pagina, per noi è fondamentale.
stiamo cercando di starvi vicino il più possibile. Con oggi finiamo la nostra quarta puntata live su Firenze. Dalla prossima settimana, Angela ci guarderà dallo schermo e poi chissà che noi torneremo nuovamente a Firenze con qualche bella sorpresa. Saremo nelle Marche, andiamo a scoprire un'altra regione. Iniziando con una puntata su Ascoli Piceno, ma anche lì ci saranno tante cose da raccontare, da vedere e noi come sempre cerchiamo di esservi vicini, di darvi il meglio facendolo con passione e con professionalità. Angela, veramente grazie di cuore per tutto quello che hai fatto. Grazie a te, grazie a voi. Un carissimo saluto da parte mia e di Davide, che non si Grazie, vede, ma Davide. c'è con la mano. Eccola, eccola la mano. Ciao, La mano di ovviamente. Davide. Ciao a Ciao, tutti. ciao. Ciao.